Buongiorno amici, benvenuti, benvenuti in un sabato freddo qui a Londra, molto pungente, temperature basse, però c'è un bel sole, e con questo bel sole andiamo a cucinare qualcosa. Allora qui ho pulito delle cipolle e le vado a affettare, pian piano facciamo una bella salsa, due spaghetti con i gamberi e le sardine. Ecco qua, mettiamo un bel po' di cipolla, abbondanza proprio, rossa e bianca. E facciamo rosolare per bene. Io qui metto 4 cipolle piccoline. Bene. 2 rosse e 2 bianche. E facciamo andare un pochino d'aglio, ecco qua ragazzi. Allora, come va? Un salutone da Mau a tutti. Organizziamoci qui, andiamo a preparare delle favette e di nuovo tagliamo un paio di cipolle. E rosoliamo. Ecco qua, c'è un bel contenitore, c'è un pezzettino di buccia di cipolla. E via, puliamo e mettiamo in pentola. Pezzi grossolani. Allora, fine settimana, iniziano le partite di calcio. Rilassiamo con quelle. Con tanta tranquillità, cuciniamo qualcosa, si gioca con i bimbi, siamo appena stati al parchetto e hanno corso e sono divertiti. Ecco qua, allora siamo alla fiamma, ok? Possiamo organizzare i nostri piatti. Allora abbiamo le favette qua. Pronte ad andare in pentola, prendo la cipolla rosola, attenzione, mettiamo l'aglio anche con le favette, hi Agnes, buongiorno Ninni, facciamo fare, ehi, unfit me, ragazzi abbiate pazienza, passano i bambini, sono appena fatti la doccia. Allora facciamo un sugo con i gamberi e delle sardine, delle favette e poi più avanti, se abbiamo il tempo, una bella zuppa di pesce. Allora facciamo rosolare cipolle abbondanti senza aver paura. Qua un pochino d'aglio e poi pensiamo un po' a come sistemare le nostre sardine. Dunque andiamo a pulirle, io direi di togliamo la testa, l'interiora, un pochino di squame e poi le possiamo mettere anche così, sono le spine di mezzo, ma vediamo un po'. Allora, postiamo la pentola lì, abbiamoci gli attrezzi, mi raccomando, non facciamo bruciare né l'aglio né le cipolle. In genere bisogna mettere, ora, ho parlato. Oggi sono un po' distratto.
In genere l'aglio lo si aggiunge dopo, logicamente, però vabbè. Allora, ecco qua, anche qui si riscalda la pentola. E non pian piano cuciniamo qualcosina. Allora, pensiamo alle sardine. Dunque, spostiamo i gamberi. Mettiamo i gamberi da parte, li lavate tutti insieme. Poi i gamberi così. Gamberi medi, ecco un paio di sardine, oh, giusto per cambiare un po' di pomodoro, vediamo come esce. Ecco qua, questi sono i gamberi, ragazzi. Benvenuto Charlie, ok, grazie a Nini, grazie, complimenti. Allora, ecco, devo portare però per le sardine sotto il lavandino. Allora, mi raccomando, non bruciate le cipolle, per carità. Quindi abbassiamo la fiamma nel frattempo che frusta le sardine, altrimenti conteniamo un casotto. Metteteci pure una spruzzata di sale adesso sulle cipolle, non c'è problema. Così un pochino. Okay. E laviamo le sardine dall'altra parte, ragazzi. Dovete avere pazienza che vi faccio queste cosette. Allora ragazzi, occhio alle cipolle. Yeah, it's a brunch. Yeah. Una bella colazione all'inglese. Un po' di pesce. Yeah. It's a brunch. There we go. Allora, le cipolle ragazzi devono ingiallirsi bene, devono appassire proprio. E serviranno come sottofondo alla nostra salsetta, ai nostri piatti. Allora, questa parte laviamo le sardine. Thank you.
occhio, fermiamoci un attimino. Ah, it's lunch. Yeah, sort of, but you can say brunch. Brunch. Brunch is basically a breakfast, a heavy breakfast. So, for me, it's a snack. Yeah, it's a brunch, of course. Of course. But I eat all day, really. So it's a bit. There we go. Allora, prima le sardine. No, devo stare in partenza con le cipolle, ragazzi, qui a bruciare ci vuole ben poco, ok? Allora, facciamo cavolate, per carità. Ciao Enrico, benvenuto. Yeah, of course, brunch. Altro gambero qua. Allora, controlliamo le cipolle. Stai attento a non bruciare niente, raga. Adesso gli diamo una sfumatina di vino. Sfumatina di vino bianco. Ecco qua, un po' qui e un po' qui. Thank you.
scusate, mi sta affogando. Allora, forza dal carbone, chef. Che dici? Che dici, Enrico? Non capisco. Scusate, mi sto affogando. Scusate, abbiate pazienza. Allora, facciamo evaporare il vino un attimino. Opla, facendo un casino qua, non fa niente. Allora, postiamo dal calore fresco giustamente. Dobbiamo finire pure le... Allora, ragazzi, ho tolto le teste, l'interiore e le sardine. Adesso però devo continuare a pulirle, non è finito lì. Per un attimino, perché devo seguire anche quello che c'è in pentola. Torniamo all'altro secondo passaggio. Ragazzi, vi faccio vedere il secondo passaggio. Ho rimosso le teste. Forza dal carbone, chef. Qui non ce l'abbiamo il carbone. Ecco qua. Il vino è evaporato per bene. Dobbiamo fare un brindisi alla Sardegna, ragazzi. Giusto? Oggi vino bianco. Va bene? Allora, ecco qui le sardine, gli ho rimosso la testa, la coda e l'interiore. Adesso l'ideale è togliere anche le spine, però ragazzi belli, non ne ho voglia, vediamo un po'. Un brindisi, cara Sardegna, amici che mi seguite, un grande abbraccio da Mau, ovunque voi siate, da Cagliari a Sassari, al Logudorese, alla Barbagia, a tutti quanti. Cinci, vino veramente buono. Allora, qui evaporato, posso aggiungere le mie pavette, un po' alla volta. Ecco qua. Andiamo a rosolare. Aggiungiamo un pochettino d'acqua, un po' alla volta. Qua. Fiamma alta. Il gioco è fatto. Occhio qui. Adesso ragazzi, vedete le mie cipolle, sono belle colorate. Spostiamo la fiamma di nuovo. A questo punto ci aggiungiamo i pomodori pelati. Ecco qua. 400 grammi. Un pochettino d'acqua e via, e fate andare. Andiamo a aggiungere le nostre
salvette, ecco qui. Mentechiamo, sì, ragazzi, sì, mentechiamo. Dovremmo coprire per un pochino e qui iniziamo a spezzettare i pomodori. Facciamo una bella salsa con le sardine e i gamberi. Ci vuole una forchetta. Ecco qui, ragazzi. Allora, adesso torniamo di nuovo qui un po' avanti, facciamo, abbasso un pochettino. Ci mettiamo un goccino d'acqua, proprio un goccino, e facciamo andare. Ok, adesso pensiamo un po' alle nostre sardine, cosa farne. O le passiamo alla griglia e poi le mettiamo sulla nostra salsina, o le dobbiamo ripulire dalle spine. Ma sì, dai, mettiamole sulla griglia, dai. Pazienza per gli odori. Ok, pazienza per gli odori. Vabbè. Qui abbiamo la nostra amica pentola di ferro, diciamo così, per starci un po' attento. Allora, sì, vabbè, iniziano ad andare, salsa al pomodoro pure, facciamo una grigliatina qui, bagno poco a poco la padella di ferro con dell'olio, e via. Prepariamo un po' di basilico per il nostro sugo. Ecco qua, un paio di foglie, mettiamo lì, adesso si riscalda la nostra padella di ferro, oh là là, e ci mettiamo le nostre sardine. Andiamo a fare spazio. Voglio fare una cottura sola, ecco qua, apriamo le finestre, che vi devo dire, apriamo le finestre, ragazzi, ecco qua un pochino gli odori. Allora, queste vanno molto a calma oggi. Benvenuto Francesco, stiamo facendo due spaghettini con i gamberi e le sardine e un po' di favette surgelate, con delle cipolle, vino bianco, adesso mettiamo un po' di pepe nero, ecco qui, un po' di pepe nero, anguasta, via, anche nella mia salsa, però nella mia salsa ci metto anche il peperoncino. Allora, mettiamo 4 peperoncini, ecco qua, ragazzi, questo è il fumo di Londra. Enrico caro, che dici? Allora, facciamo prendere sapore alla nostra salsetta. Ecco qui, le sardine vanno, poi ci mettiamo i nostri gamberi, occhio, corto tutte le favette, e va tutto bene.
Rachel, is it okay if I do the chicken in the oven? Okay. What do you want? No? Be careful, don't throw anything. Okay, ragazzi, occhio a questa setta. Cerchiamo di spremere i pomodori e far assorbire l'acqua. Occhio alle nostre sardine, fruttano dappertutto, quindi noi dobbiamo fare un accorgimento, se ci riesco, ecco qua. Copriamo un pochino, non del tutto. La fiamma deve essere alta. Un pochino d'acqua per le nostre favette. Anche queste a fiamma alta. E via, non troppo. E va avanti così. Va bene? Poco poco sale per le nostre sardine. C'è già l'odore del pesce, ragazzi, formidabile. Piccolo brindisi, Enrico, Francesco, Ninni, alla vostra. Spettacolo. Adesso diamo un'altra spruzzata, una spruzzata di olio d'oliva alle mie favette. Gusto un pochino la salsa. Via. Adesso ce la facciamo cucinare pian piano è meglio, ragazzi, logicamente. Facciamo uno spaghetto come Dio comanda. Però dobbiamo stare attenti alla griglia. Vediamo un po' se riusciamo a... dobbiamo girarla, no? E qui il danno, eh? Però ancora non so se... fiamma alta. È ok, Dani? Non so un po'... Vedi, vuoi guardare un po' il danno? Allora, i ragazzi vogliono il pollo alla milanese, assaparti. Allora, devo fare attenzione qui, adesso si stanno colorando ma non sono ancora pronti. Andiamo via. Hanno bisogno del loro tempo di cottura, logicamente, e noi aspettiamo con calma. Ecco qua, va meglio. Ragazzi, eccoci qua. Allora, le sardine cucinano molto in fretta, giusto? Quindi cerchiamo di fare, se riusciamo a girarle pian piano, cosa non facile. Piccoline, sono già aperte. Le rovino, vero?
vero vino, quindi aspettiamo che cucinino solo da un lato e ciccia. Va bene? Allora devo dare il tempo al mio pomodoro di cucinare. Molta calma, sta asciugando. Sì, musica sarda. Sì. Tutto un pochino, però si lamentano tutti, quindi adesso abbassiamo la fiamma delle nostre sardine e pensiamo a dare una gelatina così. Non so se riuscite, non riuscite a vedere, però facciamo così. Allora. Ecco qua ragazzi, allora adesso noi tiriamo giù le nostre sardine. Devo organizzarmi col piatto, non so come fare qua. Allora. Adesso arrivo, dunque le sardine dobbiamo tirare giù, mettiamo un piatto e cerchiamo un po' di, se possibile, o di ripulire le spine o farle finire cuocere così in qualche maniera. Non è facile, non è ecco qua ragazzi, adesso io con queste sardine cercherò di rimuovere le spine, va bene? Cercherò, nel frattempo il sugo completa la sua cottura, le favette vanno avanti, c'è abbastanza brodo, noi ci facciamo un sorsetto. Benvenuto Riccardo, Fabrizio. Salute da Londra a tutti voi, un cheers. Ah, buonissimo. Allora ragazzi, mi devo inventare delle cose qui perché non sono il magico pantofolaio. Allora, spostiamo la padella di ferro, che ci sta rompendo le scatole, qui, via, e pensiamo un po' come pulire le sardine.
e le uniremo alla nostra salsetta per evitare le spine, no? Dobbiamo eliminare le spine, anche se sono piccole. Va bene, in qualche maniera, facciamo raffreddare un secondo. Prendiamo una spodellina qua e pian piano proviamo a pulirle. Faremo un po' di casino, ma non importa. Va bene? Mettiamo i limoni qui, facciamoci nello spazio. Ecco qua. Allora, come fare? Come portare le mani, no? Quindi, facciamo proprio così, con delicatezza. E via subito la spina calda qua, facciamo così, una l'abbiamo fatta, è calda, date le pazienza, andiamo via subito, aspettiamo un attimo che brucia. Brucia, raga. Ragazzi, queste sono le seppie, la gallinella per la zuppa, che vi farò vedere dopo. La salsa si deve proprio asciugare. Così. Facciamo uno spazietto per la immondizia. Poi giusto una pulitina. Se qualche spina la si mangia, non vuole nessuno. Sono piccole piccole. Bisogna bruciare la carne troppo perché altrimenti non resta niente. Non bruciamoci. Non bruciamoci, ragazzi. Però non rovediamo neanche la salsa, eh? Allora, raga, vedete, sta asciugando per bene. Sta asciugando per bene. Tra un po' aggiungiamo i gamberi. Siamo a cavallo. Possiamo anche mettere l'acqua a bollire. Pure le nostre favette a quella parte, altrimenti non ne siamo vivi. Una giratina per assicurarci che cucinano
per bene, che non si bruciano, e via. Allora, sale per l'acqua, 1, 2, 3, sale marino, no, è sale minerale. Brindisi per gli amici. Ciao Marina, amica mia, carissima, brindisino da Mao. Marina, stiamo facendo le favette, piatto ottimo per i diabetici, e degli spaghetti con gamberi e sardine. Quindi ho messo alla griglia le sardine e adesso le sto ripulendo dalle spine. Pian piano sto sprecando il pesce, logicamente, però vabbè, ogni tanto. Succede. Ecco, le sardine sono ricche, fanno bene alla salute, sono pesci grassi e fanno bene. Ecco qua, stiamo facendo un po' di porcherie, però oggi siamo un po' stanchi, ragazzi, siamo un po' stanchi. Allora, continuiamo con le sardine, così. Cos'è? Che ce n'è? Ce n'è? Facciamo un bello spaghetto qui. Poi vediamo un po', perché magari non esce buona, ragazzi. Noi ci proviamo. Bello piccante, ci sono 4 peperoncini. Beh, i pesci sono già puliti, non è che ci sia da combattere. Vediamo giusto qualche spina in più. Va bene. Il pesce veramente profumato, buono. Viene da Billingsgate. Ecco qua. Ci siamo quasi. Allora. Vedete, basta anche così. Occhio al sughetto. Adesso iniziamo ad aggiungere le nostre. Abbiamo ancora qualche minutino, che l'acqua ancora non bolle. Possiamo pulire anche un pochino di pesce, dai. Cioè, sarebbe meglio pulirle all'inizio, raga, ma è capitato così oggi. Abbiamo poca voglia di cucinare, quindi, insomma, quello che viene, viene. Ecco qui. Più è fatto, va bene? Abbiamo sprecato, lo so che abbiamo sprecato, ma non fa niente. Allora ragazzi, adesso aggiungiamo le nostre sardine e mentechiamo con molta tranquillità mentre l'acqua bolle. Un po' aggiungiamo anche gamberi. E siamo a posto. Ecco qua, ragazzi, facciamo colorare le sardine un po' di più, sono metà, cotte a metà, le abbiamo messe sulla griglia, giusto? Un attimino. Ciao Michela, benvenuta, eccoci qua a fare uno spaghetto con le sardine e i gamberi. Abbiamo fatto un paio di favette con delle cipolle e aglio. Aggiungiamo un pochettino d'acqua, non troppa,
e ci siamo. Adesso do il tempo all'acqua di bollire e poi aggiungiamo i gamberi. Siamo a cavallo. Piccolo brindisi, amici di Sardegna, amici di tutta l'Italia e londinesi. Vi voglio bene, Mau. Un brindisi per il nostro Cagliari Calcio che vado a far faville domani. Vediamo bene perché siamo messi male. E vabbè, qualcuno invoca i santi. Ecco qua ragazzi, c'è un colore, profumo qui intorno unico. Abbiamo messo il basilico, cipolle, aglio, pepe, peperoncino e abbondante olio sia d'oliva che di semi. Va bene? Adesso andiamo a preparare la pasta. Ecco qui, abbiamo pasta italiana. Non facciamo il nome per educazione. Facciamo così, circa un 110 grammi, va? Aspettiamo però che l'acqua bollisca. Non che bolla, che bollisca. La spavetta non bisogna ancora un pochino di tempo, sono pronte. E più tardi facciamo una bella zuppa di pesce. Con calma. Abbiamo tutto il fine settimana davanti. Però voglio vedere un po' come escono, ma io ci metterei anche il pan grattato. Vediamo un po'. Aspettiamo ancora un attimino. Adesso facciamo incorporare le nostre sardine. Ragazzi miei, c'è un bel profumo, ragazzi. Il sale l'ho messo all'inizio. Non appena bolle l'acqua, aggiungiamo i gamberi. Sta per bollire, non ancora, aspettiamo un attimo. Il bambino vuole un panino imbottito e glielo facciamo. Con avocado. Ecco qua, è insalatino dei bambini. Mm-hmm.
Allora raga, le sardine sono pronte, l'acqua sta per bollire, aggiungiamo i gamberi, diamo anche un pochettino, il profumo è veramente elegante raga. Allora, i gamberi intorno. Ecco qui. E vanno a cuocere pian piano, senza forzatura. Allora raga, ci vuole anche un pochino d'acqua qua. Così, allora là. Devo bollire l'acqua. Ecco qua, questi spaghettini raga. A giro e pian piano cuociono. Noi abbiamo il nostro sip of white wine, poco poco, buonissimo, e facciamo andare. Quando i bambini vogliono un po' d'uva, andiamo all'uva. Non sarà l'uva di Sardegna, ma ci accontentiamo. Allora amici miei, ci siamo? Mettiamo la fiamma qua, che non devono sobbollire le nostre gambe, devono cuocere. Ecco, una cottura veloce, però non voglio che bolliscano. Controlliamo le palette. Stanno uscendo una meraviglia. Ecco qua, qualcuno c'è. Assaggiamone una per vedere la salatura e il punto di cottura. Ci vuole un po' di sale e lo aggiungiamo. Poco poco. Sempre mescolata. E via. Sì che la nostra pasta cuocia come si deve. Mano alla camera ragazzi, una bella fotografia qua. Ecco gli spaghettini.
semplice, semplice. Bene, ragazzi, va bene? Mettiamo la pasta sempre in cottura. Ecco qua, uno spettacolo, ragazzi. Appena i gamberi sono belli colorati, spegniamo la fiamma. Adesso ci serve però un altro tocchetto. Tocchetto con il prezzemolo. Andiamo a tritare. Qua, un pochino. Un po' di prezzemolo fresco. La mattina. Occhio qui. Che non si bruci niente. Teniamo la fiamma. D'acqua, e le palette sono quasi pronte. Bene, ragazzi, guardate che spettacolo, andiamo anche aggiungere il prezzemolo. Benvenuta Anna, due spaghetti con i gamberi e le sardine, un po' di favette con cipolle e pepe e tanto olio d'oliva. Siamo pronti, ci ho messo il peperoncino, tanto per cambiare. Gli spaghetti adesso stanno quasi per essere pronti, li possiamo gettare sulla pasta. Ancora un attimino, perché oggi ho i gamberi li dobbiamo scuocere, quindi facciamo un passaggio veloce. Anche la lavatrice ha finito. Alright guys, today spaghetti with prawns and sardines, plenty chilies, olive oil, onions, garlic, black pepper and parsley. Simple as that. Don't overcook the pasta, okay, but cook it for at least 3/4. Okay, that's it. Be more here. My broad beans have been cooking sufficiently time now. I'm gonna switch them off. There we go. We've done the job.
E via. Ragazzi, questa è la salsetta, la mia salsetta di gamberi e sardine che ho ripulito, passato sulla griglia un attimino, rimosse le spine e mescolate alla salsa di pomodoro. Guys, sardine first grade, then remove the bones and add it to the tomato sauce. As simple as that. There we go. Now, flame up again to my sauce. Move the pasta over. Okay. Prendo un casino, ma non importa. Ecco qui. Non sprechiamo niente. Oh là là, che casino che ho fatto. Un bravo, eh? Ma che cacchio. Abbiate pazienza, raga. Che c'è? Sono un po' stanco oggi, è tutto lì. Un po' stanco. Ecco qua. Adesso un pochino d'acqua di cottura, proprio un goccino sopra. Ecco qua. Quasi un cucchiaio. Facciamo amalgamare. Mentechiamo. La pasta è al dente ancora. Mentechiamo bene. Vedete, ne aggiungo ancora un po', ma proprio pian piano, ok? Devo ripulire questa zona qua. Ho fatto un casino. Ecco qua. Succede. Succede, vero ragazzi? Succede. Ecco qua. Allora, la fiamma è alta. Controlliamo la pasta. Ecco qua. Aggiungiamo un altro goccino d'acqua di cottura. Proprio poco. Infatti la passiamo così un paio di minutini. Giusto due minutini, no? Ecco qua. I gamberi non devono cuocere più del dovuto, va bene? Ecco qua. Metto ancora un altro pochino e siamo a cavallo. Semplice. Come detto prima, più tardi faremo una bella zuppa di pesce. Vediamo come va, come gira quest'oggi. Altrimenti la faccio domani mattina, non è che il pesce è lì, è bello fresco. Vediamo un po' come va. Ragazzi, una bella pizzata di prezzemolo, guardando il piatto, veramente gustoso. Un altro goccino d'acqua, proprio poco, spegniamo la fiamma, va bene? Adesso spegne la fiamma e facciamo colorare un po' col prezzemolo. Ecco qui, io ne metto un altro pochino, aspetto un secondo e poi aggiungo un altro goccino d'acqua. C'è un casino qua, ma non fa niente. La fiamma è spenta, mi raccomando. Allora, ecco qua, siamo quasi. Perché lo spaghetto è proprio al dente. Togliamo anche dal calore questa volta, le mie piastre restano calde. Ecco qua, la portiamo qua. Allora, cosa ne pensate, ragazzi? Ecco qua, c'è il profumo della sardina, del gambero. Ecco qua, adesso è asciutta, aspetto un minuto, poi un altro pochino d'acqua. Abbiamo finito, la lascio riposare poco, va bene?
che la nostra pasta, ragazzi, non è più sulla fiamma, venuto è passato, un altro pochino d'acqua, di cottura e basta, e la lasciamo andare così, la faccio riposare un attimino e poi ce la gustiamo, ciò che è fatto. Va bene? Ecco qua, siamo pronti a gustare, la cremina è tutta lì, qui si brinda ragazzi alla amatissima Sardegna, agli amici che mi seguono, cin cin, benvenuto Fabrizio, Riccardo, Enrico, Marina, Michela, Anna, Ninni, siete in tanti. Piccolo brindisi. Poi prepariamo il nostro piatto per degustare, no? Giusto ragazzi, bisogna degustare lo spaghettini. Prendiamo un pezzo di pane. Pane di segale, ragazzi, mi raccomando, specialmente per i diabetici come me, non si scherza. Poca pasta e poco pane, ma di qualità, di qualità. Segale. Ecco qua un pezzetto. Volemose bene e gustiamoci la pasta, raga. Guardate qua che spettacolo. Magari non è buona, sarò sincero, perché abbiamo messo le sardine. Non lo so se esiste una ricetta così, però io ci metto tutto in mezzo. Allora, serviamo il piatto qua. Ormai la pasta è pronta. Questi due spaghetti, due gamberi. Va bene, poi ci mettiamo un po' di cremina. Qui vediamo un po' il sapore del sughetto, no? Ragazzi, questo è il piatto, spaghetti con le sardine e i gamberi e il peperoncino, un attimino assaggiamo. Non dobbiamo abbandonare le nostre carissime favette, ne mettiamo un pochino, ecco qua, un profumino ragazzi, adesso andiamo a assaggiare, facciamo raffreddare un secondo,
eccoci qua, pronti a assaggiare, ragazzi. Allora, finiamo un po', Anna. Faccio vedere un primo piano di nuovo. Sembrano belli. Assaggiamo, ragazzi. Forchetta e cucchiaio, come piace a me. Vediamo un po'. Le pavette. Guardate che sono buone. Adesso il pane. Guardate qua. Spettacolo, ragazzi. Spettacolo. Spettacolo. Godiamoceli perché sono buoni veramente. Sono casi, no? Buone pavette. Allora, assaggiamo gli spaghetti adesso. Vediamo un po'. Vediamo un po', raga. Colore c'è. Vediamo il sapore. Va benissimo. Buono, sono caldi. Sono caldi. Come questa è casa mia, no? Fa così in Sardegna, la scarpetta nel piatto, me la faccio anche la pentola. Guarda, guarda, che spettacolo. Ah, questo è il preliminare per la grande partita del Cagliari di calcio. Con chi giochiamo, ragazzi? Con chi giochiamo domenica? Vinciamo. È una vittoria 3-0. Vedete che Nango si rifà dalla partitaccia di contro la Lazio. Vedrete un po'. Buoni, raga. Buoni, buoni, buoni. Con le pavette però le spostiamo. Vabbè. Buono, non l'ho mai fatta così. Buonissimo. Poi se ci mettete del vino bianco da companatico, no? Si dice così. Va, meraviglia. La moglie lavora. Non si può uscire. Fuori c'è freddo. Siamo un po' annoiati. Oggi non si lavora, no? Quindi che si fa? Un goccino di vino e un pranzetto. E ci sentiamo tutti bene. Meglio. Ecco qua. Ecco qua. Buonissimo. Ragazzi, ragazzi. Ma questa salsina è veramente buona, eh? Ecco qua. Sto mangiando anche così un po' la buona, sono un po'. Ho dormito poco io. Sono un po' stanco. Buonissimo. Ma è andata. Anche oggi, ragazzi, grazie alla compagnia qui con Mau. Condividete il video se vi fa piacere, che ne sarò orgoglioso. Ecco qua, pane con salsa di gamberi e sardina, spettacolare. Adesso assaggiamo i gamberi se hanno un sapore loro o se la sardina ha preso parte.
Guarda che bello, eh? Questo è il mio primo piatto. Poi la cosa bella è che quando lo fai a casa puoi avere un piattino piccolino come ti fanno in ristorante, no? O ne fa fare tre o quattro piattini. Capito la differenza? Perché non c'è persona sarda o italiana che sappia fare un pezzo di pasta. Poco ma sicuro. Bello. Ancora le favette. La salsina, veramente buona. Occhio al pepe, logicamente, perché l'ho messo intero. Bisogna evitarlo. Raga, è buonissimo. Ecco qua, vedete la salsina? Ci sono le acciughe qua, scusate, le sardine. Ma ragazzi, un profumo. Estasi. Via. Questo è da rifare. Assaggiamo i gamberi, dai. E siamo a cavallo. Noi sfrutta la testa. Buonissimo. Assicurate che siano freschi i gamberi e cotti. Sono pericolosi. Logicamente fate un bel sip di vino, col pesce il vino bianco va a cavallo. Che bontà, raga. E assaggiamo anche la coda. Ecco qui. Sapete benissimo che bisogna rimuovere le budella, ma non fa niente. Spettacolo. Spettacolo, ragazzi. Oh, quanti complimenti che mi arrivano. Benvenuta Daniela. Pasta con i gamberi e le sardine. Questo è il finale, però. Confermo che la pasta è di gradimento, molto saporita e poi rende, cioè ti riempie lo stomaco. Poi abbiamo la salsina, il piatto principale, cui ci affacciamo di tanto. Opla. Ragazzi, dove c'è la sardina, il pomodoro, un spaghettino e se magna. Capolavoro. Prima di lasciarci, ragazzi, un salutone a tutti, un abbraccio alla Sardegna. A chi mi segue, a chi soffre, a chi governa, a chi non ha lavoro. Ciao ragazzi da Mau, un bacione a tutti, alla prossima. Ciao, devo chiudere proprio. Ciao, ciao.